Riaperto il foglio delle quotazioni, andiamo ad individuare in basso, con l'aiuto del nostro cursore, il pulsante giallo denominato All Beta Sector. Questo tasto ha un'icona corrispondente in alto sulla barra orizzontale. Cliccandola apriamo la tabella che riporta il beta leverage di settore, così come è stato calcolato dalle quotazioni dei vari titoli, assemblati in valori omogenei e pesati in base alla capitalizzazione di borsa. Per ottenere il beta leverage di settore, a cui appartiene un'azienda non quotata, dovremo applicare due indicatori. Il primo di questi è relativo al rapporto debiti finanziari su capitale proprio. Il secondo è relativo alla percentuale di tassazione media riferita al settore. Entrambi questi dati sono ricavati dalle tabelle statistiche redatte annualmente dall'Ufficio Studi di Mediobanca sull'analisi dei bilanci di oltre 2.000 imprese differenti. Ora, per tornare alla pagina iniziale del programma, clicchiamo sul tasto arancione posto in alto alla sinistra del nostro schermo denominato Home. Una volta cliccato, apparirà la schermata su cui vengono mostrati tutti i pulsanti che collegano i vari fogli del programma. I tasti rosa dei comandi, posti alla destra del nostro schermo, aggiungono ulteriori automatismi come il salvataggio dei dati, il salvataggio e l'uscita dal programma, la cancellazione dei dati, l'aggiornamento di tutti i titoli, la variazione dei grafici o la cancellazione degli stessi. A sinistra del nostro schermo, il quarto pulsante blu, denominato Riepilogo aggiornamenti, consente di visualizzare l'elenco di tutti i titoli quotati, la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento. Mentre il quinto pulsante blu, denominato Help, permette di aprire direttamente la guida online del programma, spiegandone tutte le sue funzionalità. Giunti al termine della presentazione del software Ready Beta Sector, ricordo che potete trovare le info sul prodotto collegandovi al nostro sito internet reperibile al seguente indirizzo www.pivotsbs.com, dove, una volta aperta l'home page e cliccando alla voce prodotti posta sulla barra orizzontale che trovate sempre nell'home page, potrete selezionare tramite il menu a tendina il software di riferimento, in questo caso Ready Beta Sector. Se invece preferite scriverci o chiedere informazioni, potete farlo scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@easyshare-finance.com. Con questo ringrazio tutti voi dell'attenzione che mi avete dedicato.